Do il buongiorno a Viola Carofalo di Potere al Popolo, Buongiorno, prima buongiorno a tutti. volta da Coffee Break, mi fa piacere. Candidata Non dove? sono candidato, Non è candidata, no. cioè rappresenta Potere al Sono il Popolo. capo politico e non sono candidato. Vabbè, questa, non toglie niente No, questo, anzi, ovviamente, per me no? Al suo futuro mette. politico. No, no, no. Va bene così. Va bene così. E tanto per capirci, nel movimento una delle figure più rappresentative è quella di Giorgio Sì, Cremaschi, esatto. l'ex sindacalista, ecco, così ci capiamo anche nella complessa geografia delle liste in lizza il 4 di marzo. La ricetta è quella? Ma intanto Lavorare meno, lavorare tutti? È un sì, po' vintage come sapore. vabbè, però a volte insomma le cose vintage vanno anche bene perché non solo lavorare meno, lavorare tutti, come diceva De Masi, ma anche a parità di salario, perché c'è un impoverimento in Italia che è incredibile. Vorrei anche sottolineare che quello che ha detto Berlusconi prima, e lo dico da persona non giovanissima, ma insomma relativamente giovane Lei del mi scusi, no, Sud. giusto perché serve una qualche nota Sì, biografica, certo. importante. Lei è una ricercatrice precaria? Sì, e sono di Napoli e questo Sì. anche non è, come dire, secondario da un punto di vista del problema del lavoro e vorrei dire che non è solo risibile quello che ha detto Berlusconi, ma fa proprio ribollire il sangue. Cosa parla dei Parlo giovani? dei giovani, di questa descrizione del giovin signore che si sveglia a mezzogiorno, va in discoteca, va a ballare, mangia, la mamma. Perché? Io non Beh, so dove ci viva. sono pure quei giovani, eh? Adesso Ma. descriverli tutti così è Ma. probabilmente sbagliato, ma che ci siano molti ragazzi che organizzano la loro giornata così, questo esiste, in questo paese, Ma non è che intanto, non ci ma io non lo siano. so, io forse frequenterò le persone sbagliate, anzi è certamente vero, ma conosco soltanto gente che, come dire, si ammazza di lavoro e che tra l'altro molto spesso, e forse è per questo che vengono annoverati fra i cosiddetti NEET, lavora a nero, lavora con contratti Cioè gli assurdi. scoraggiati, no? Coloro che non cercano E neanche poi più un forse c'è lavoro. anche da dire una Gli cosa, che invisibili. se lavorare significa, come dire, prendersi 300 euro, 200 euro al mese, perché oltre a lavorare a nero c'è tanta gente che lavora con contratti truffaldini, per cui vengono segnate un tot di ore e ne lavora Contratti altre. capestro, certo, Cioè, io c'è. posso fare l'esempio di tanti insegnanti che, almeno nella mia regione, vanno nelle scuole private e sono costrette solo per ottenere punteggio, vanno lì e restituiscono lo stipendio a fine mese. Se uno deve lavorare così, capisco anche, come dire, che gli venga un certo scoramento. Aggiungo soltanto questo. Io credo che il discorso di continuare a dare sgravi alle imprese sia risultato oggettivamente inefficace. Poi a me fa piacere che Damiano dica una serie di cose. Damiano poi ha votato il Jobs Act, quindi poi ricordiamo questo, insomma, è il Jobs Act che ha portato a un ulteriore peggioramento delle condizioni di lavoro, quindi poi è singolare sentir dire da chi ha votato il Jobs Ma le Act posso che chiedere poi questo di Potere al problema. Popolo, per esempio, rispetto a questo tema così urgente, così drammatico, cosa proponete? Ma per noi il lavoro deve essere a tempo indeterminato e vorrei anche precisare che deve essere a tempo indeterminato senza possibilità di licenziamenti ingiustificati, perché se, come è avvenuto col Jobs Act che ha completamente distrutto l'articolo 18, si può essere licenziati senza giustificato motivo e il datore di lavoro non è tenuto al reintegro ma deve soltanto pagare una multa, di fatto anche parlare di tempo indeterminato diventa una truffa, perché se io posso essere poi licenziato in qualsiasi Non è tempo momento. indeterminato, Non è dice tempo lei, sì. indeterminato. Noi siamo occupati per esempio tantissimo della vicenda Almaviva, no? Sì. Anche il Noi presidente abbiamo Damiano candidato spesso ne ha una. A parlato qui. Roma è candidata una delle lavoratrici che ha lottato con gli altri lavoratori per il reintegro Ma qual è Almaviva. il problema Quindi adesso? lo Ovviamente ci sappiamo sono bene. da fare tutte le dovute differenze, c'è da distinguere, una cosa è un colosso come Almaviva, una cosa sono questi episodi. Però quando si parla di precarietà, eccetera, i call center ci rientrano sempre. Ma è una mia. Sono io a pensarla così o c'è qualcosa di distorto in quel settore? No, c'è sicuramente qualcosa di distorto, però io distinguerei due piani. Sì. Cioè ci sono i call center illegali, che lavorano in maniera E del quello tutto è truffaldina e illegale. illegale, Vabbè. quello di cui parlava la lavoratrice nel Sì. servizio, no? È illegale, ma può avvenire perché i controlli non ci sono. Oh, i Perché, controlli, molto importante questo, ok? i Quindi controlli. va benissimo dire quello è illegale, è un'anomalia, quindi inutile parlarne perché è inutile che Sì. stiamo qui a parlare delle anomalie, e insomma invece è utile parlarne perché allora parliamo di controlli. Cioè parliamo del fatto che questi call center lavorano per commesse enormi, Sì. prima si citava la TIM, Sì. e non vengono controllati dall'Ispettorato del Lavoro. Quindi quello che noi facciamo in maniera diretta sui territori è andare a fare le sollecitazioni all'Ispettorato del Lavoro sollecitando Che hanno pochi rispetto. uomini e pochi mezzi, intanto lo E diciamo. vanno potenziati, perché l'Ispettorato del Lavoro deve garantire che almeno, come dire, sulla norma si Certo. intervenga.
Però aggiungo che anche quando si lavora in maniera, come dire, regolare, il problema sono le norme e le leggi, perché se no noi ci diciamo che tutto il problema del precariato in Italia o del lavoro non sicuro in Italia dipende dal fatto che ci sono pochi truffatori. Il problema del lavoro non sicuro in Italia dipende dal fatto che invece ci sono tantissimi che, pur stando nelle regole, hanno la possibilità, come dire, di sfruttare, ipersfruttare i lavoratori, licenziandoli quando gli pare. E aggiungo soltanto questo, prima scherzavo nella pubblicità, a De Masi io gli avrei dato un bacio quando diceva quelle cose, e che non sono cose rivoluzionarie o sconvolgenti. De Masi dice soltanto una cosa di buonsenso, cioè che la dobbiamo smettere di prendere i soldi dalle tasche dei lavoratori, di metterle nelle tasche degli imprenditori, perché anche per far ripartire l'economia bisogna rimetterle nelle tasche di chi lavora, così consumi ripartono. Mi perdoni, no, adesso dico una cosa di una banalità sconcertante, ma non sono le aziende e gli imprenditori che danno lavoro? Cioè chi dà lavoro? Chi produce lavoro? Allora, è una... Ovviamente con il contributo importantissimo dei lavoratori, no? Questo è evidente. È proprio, io credo che sia proprio questa retorica da ribaltare. Cioè, al centro ci sono i lavoratori, non chi dà lavoro, perché sennò noi qua stiamo a dire che il lavoro non è un diritto, come invece costituzionalmente è e come dovrebbe essere, ma è un regalo, è un'elemosina, è una regalia. Il lavoro lo fanno i lavoratori. Poi è chiaro che anche le imprese contribuiscono nel complesso, ma la parte fondamentale, la parte centrale sono i lavoratori. Non entriamo in questa retorica, sennò stiamo qui a dire che dobbiamo continuare, come è stato fatto, non soltanto dal PD, ma prima ancora da Forza Italia, no, e se lo rivendicano pure, continuare a sostenere le imprese, no, a fare sgravi fiscali quando scusi, dobbiamo sostenere. Io non facevo problemi di retorica. Io i controlli li facevo quando ero ministro. Allora, li facevo. Posso andare il Jobac, io ho fatto. Io ho fatto 37 emendamenti con Bersani e Speranza prima, e sul Jobs Act, lo dico, io sto facendo correggere la questione degli incentivi e ho proposto, come sapete, ma è una legge liberista o no, secondo lei? Secondo me... Non da è una legge liberista e precarizzante per il lavoro del Jobs Act. È precarizzante, quindi le filosofie si sovrappongono. L'ho detto 150 volte che sul Jobs Act io sono stato critico, ho fatto 37 emendamenti. Ma ha votato favorevole al Jobs Act. Insieme a Bersani e Speranza abbiamo fatto 37 emendamenti e alla fine... Alla fine, stiamo correggendo la questione degli incentivi, io ho proposto, non è ancora passato, di aumentare il costo dei licenziamenti, menti, sì, mettendo ma sotto il mio governo in commissione lavoro. Durante l'iter di approvazione della legge di bilancio. Quindi io propongo di aumentare il costo dei licenziamenti. Sentiamo anche piano regolatore di ingegneri popolo, un euro. Europa, con l'Europa come si pone? Ne parla, a differenza degli altri, ne parla e come? Allora, noi ci poniamo in questo modo, noi abbiamo questa visione. Per noi una serie di trattati europei sono inaccettabili, penso alla questione legata al pareggio di bilancio, sì, cui si accennava prima. Non si può morire per l'Europa. Noi oggi pomeriggio incontriamo Jean-Luc Mélenchon, che ha una proposta secondo noi molto, come dire, convincente. Cioè, o c'è una riforma radicale dei trattati, in particolare di quelli che vanno a far sì che si debba necessariamente tagliare sulla spesa sociale, quindi sulla scuola, sulla sanità, sui servizi, oppure quindi si va a creare un'Europa che è un'Europa solidale, perché noi non siamo prevenuti sull'idea d'Europa, però deve essere un'Europa solidale, un'Europa che va incontro al popolo, alle persone, altrimenti noi non moriremo per l'Europa. Ma c'è la forza politica in Europa di una discontinuità di governance europea? Perché non mi pare che alle viste ci sia. Ci deve essere, se non c'è, cioè se non è possibile fare un'Europa diversa, quindi un'Europa che va a far sì che la spesa sociale sia compressa come è stata compressa, per quanto ci riguarda, noi possiamo anche rompere con l'Europa, capire gli altri paesi del sud Europa, che sono quelli che hanno vissuto le politiche di austerità come noi, in che modo accordarci con loro, in che modo fare rete con loro, perché questa Europa è un'Europa che ci sta facendo morire. Allora, Nappi...